Radio Radicale, siamo con Mauro Dattis di Forza Italia, pugliese, per parlare con lui della vicenda che oggi i quotidiani hanno ribattezzato di Lady Preferenze. Allora, che cosa è successo a questo assessore regionale del PD? Che vicenda è questa e come si inserisce nelle polemiche delle scorse settimane? Ma intanto dobbiamo fare riferimento a ciò che la magistratura sta producendo. A Bari, come sapete, recentemente c'è stata un'inchiesta importante che riguarda degli aspetti di mafia anche piuttosto penetrante ed invasiva a livello sociale, ma anche a livello delle istituzioni, con una nomina di amministratore giudiziario addirittura di una delle partecipate più importanti della Puglia, l'AMTAB, socio unico del comune di Bari, con arresti che riguardano persone che stanno anche nelle istituzioni. E, insomma, un'indagine quella che sta seguendo la Procura distrettuale antimafia. C'è poi quest'altro. A questo poi sono seguiti altri arresti, sempre di ordine mafioso, e poi quest'ultima indagine che, da quello che dice la magistratura, diciamo, mette in evidenza un sistema, diciamo, collaudato, consolidato, penetrante, usando gli stessi termini della magistratura. Certo, noi siamo garantisti e quindi stiamo parlando di indagini, però. Ecco, la vicenda riguarda del voto di scambio. Sì, voto di scambio, acquisto di voti di soggetti che poi hanno avuto un grande successo elettorale, tanto alle comunali quanto alle regionali. In particolare c'è un assessore della Giunta Emiliano coinvolta, seppur indirettamente. Il dato, come abbiamo sempre detto, è che la magistratura ci restituisce un quadro preoccupante dal punto di vista del sistema che evidentemente, così come si presenta, esiste. E c'è da dire che più volte abbiamo detto, insomma, che valeva la pena fermarsi un attimo, lo dicemmo direttamente a Michele Emiliano, ma questo qualche anno fa, fermarsi un attimo perché, per esempio, la stessa Regione Puglia, cioè il governo del centrosinistra, era circondata ormai da soggetti che, o direttamente o indirettamente, appartenenti ai vertici delle istituzioni regionali, erano stati coinvolti in inchieste, addirittura alcuni arrestati, tutti uomini, diciamo, vicini ad Emiliano, al centrosinistra, come è accaduto anche per Bari. Quindi, diciamo, una riflessione politica al netto del lavoro che fa la magistratura, che va rispettato, va, diciamo, lasciata anche la serenità corretta della magistratura per fare il suo mestiere. C'è un problema che la politica deve affrontare a prescindere dalla magistratura, cioè non può essere che ci deve essere per forza un atto giudiziario per risolvere dei problemi che magari la politica deve affrontare. De Caro ha detto oggi, gli hanno chiesto insomma, di questa vicenda di Trigiano tra la giunta regionale e Trigiano, dice, ma lui non si è dimostrato per nulla sorpreso, ha detto, ma io avevo già segnalato queste cose. Guardi, questa cosa diciamo, è stupefacente, cioè nel senso che De Caro si dimostra non sorpreso, Perché lui aveva segnalato, avrà segnalato, avrà fatto bene pure a segnalare, però nel mentre lui segnalava, per esempio, l'assessore che è coinvolta ancora, ripeto, in indagini indirettamente, è la stessa che fa il consigliere comunale di maggioranza con lui e anche esponenti che stanno vicini a questo assessore. Recentemente hanno partecipato a delle conferenze stampa proprio di De Caro, che è stato accanto con queste persone. Quindi mi sembra veramente tutto paradossale. Credo che, voglio dire,
non sia questa la risposta della politica. Lei l'aveva mai sentita sta cosa dei 50 euro per un voto? Cioè 50 euro per un voto? No, no, sta cosa dei 50 euro no, se ne sento in campagna elettorale, c'è da dire, se ne sento di tutti i colori, da nord a sud, quindi voglio dire, poi ripeto, siamo nelle indagini, io non voglio commentare le indagini. Vuole essere però, garantito ovviamente. Però, certo. però che c'è un problema di sistema, questo lo abbiamo sempre evidenziato, cioè non è normale che un dirigente della Regione Puglia, quindi incardinato, poi sia stato candidato alle regionali. È chiaro che se si candida alle regionali il presidente vince, quello va a fare il dirigente. Okay. Io mi sono trovato per esempio a Taranto nelle scorse elezioni comunali con delle liste alle comunali che erano fatte completamente da OSS, operatori sanitari, che da poco erano stati stabilizzati dal centrosinistra nella ASL di Taranto, e poi quasi tutti candidati, perché chiaramente forse avranno dovuto dimostrare la loro riconoscenza a chi li aveva stabilizzati. Quindi voglio dire, è un problema, ma queste cose le abbiamo dette, politicamente le abbiamo già... Io ho provato anche a parlare con qualcuno del Movimento 5 Stelle, però non vuole dire niente nessuno. Considerando l'atteggiamento comune che loro hanno nei confronti di queste vicende, come spiega questo riserbo? Ma io credo che il Movimento 5 Stelle in Puglia abbia una difficoltà, perché io ricordo che il primo vero ribaltone in Puglia è stato fatto tra Michele Emiliano e il Movimento 5 Stelle, cioè all'indomani della vittoria di Michele Emiliano, alla quale si era contrapposto il Movimento 5 Stelle insieme al centrodestra, il Movimento 5 Stelle entra in maggioranza con Michele Emiliano e entra addirittura nelle deleghe, diciamo, del presidente, quindi di fatto il Movimento 5 Stelle è al governo, quindi non lo so questo imbarazzo da dove viene, probabilmente perché ci governano insieme, cioè sono colleghi in giunta. Senta, l'ultima cosa, noi veniamo da due giorni di votazioni su mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri che sono state, l'hanno rafforzato questi ministri. Lei mentre oggi votava, no, e vedeva che uscivano queste cose sulle di preferenze, che ha pensato? No, ho pensato che, poi con tutti gli attacchi dei giornali, ho pensato che chi è indagato va salvato dalla gogna. Quando si parla di mafia, diciamo, le valutazioni sono diverse, perché non si può immaginare di essere garantisti davanti a episodi mafiosi importanti, insomma quello che sta succedendo a Bari è guardato con grande preoccupazione da tutti gli organi competenti, a cominciare dalla magistratura, poi anche dal Ministero degli Interni, rispetto anche a recenti fatti di sangue. Ho pensato questo, ma ho pensato anche che su certe cose che sono diverse da quello che abbiamo affrontato oggi con le questioni del Ministro Santanchè, su certe cose che riguardano direttamente il coinvolgimento delle istituzioni, quindi l'esercizio della funzione, la politica deve intervenire prima che intervenga la magistratura su queste storie che stanno accadendo. Come ha fatto De Caro? Su queste, sì, come dice di aver fatto De Caro, ma il fatto è che poi siamo arrivati con un'amministrazione giudiziaria che ha praticamente commissariato gli uomini che De Caro aveva nominato, quindi forse non l'ha fatto fino in fondo, lui dice di averlo fatto, vedremo che cosa succede. Grazie Mauro Dattis.